Well, I came, they took me in and said, you started it. È aperto. Please, mister, please, but it was nothing. Sì. Che si dice in questi casi? E non lo so, per me è la prima volta. Congratulazioni, congratulation, grazie, felicitazioni. Grazie, grazie. Ma chi te lo doveva dire? Grazie. Tu diventare papà. Vabbè. E quando te lo dicevo io, babbo, e tu non ci volevi credere. Vabbè. Ma tu hai la faccia da babbo. Grazie. Tu sei nato per fare il babbo. Grazie. Tu sei tutto babbo. Grazie, grazie, grazie. Tieni, tieni, questo è da parte di mia moglie per tua moglie, la neo mamma. Grazie. E questi? No. Guarda il pensiero, no. Da parte di mio figlio Vincenzino. Che io ho detto al bambino, guarda che è arrivata la cuginetta. E lui, pure io il regalino, pure io. Biberon e ciuccetto. Grazie, grazie, grazie. Sono per la bambina, non li utilizzare tu, eh. Quindi gliel'hai detto a Vincenzino che è arrivata la cuginetta? Gliel'ho detto, gliel'ho detto. E lui che cosa ha detto? Mi pare un po' precoce a 6 anni. Non c'è cosa più divina che cominciare con la cugina. Metti la sala. Ormai che vuoi, si vede che mio figlio ha preso da me, ha preso. E invece sinceramente io spero che mia figlia non prenda da me, perché io mi sento ansioso. Il fatto di trasmettergli sto gene di guarda, sicuramente prenderà da tua moglie. D'altronde lo sai come si dice, no? Mater semper certa, pater boo. Smettila, ma scherzo, ma questo è uno scherzo classico. Quando arrivano i bambini sempre si dice, ma sicuro è figlia tua? Ma che non lo so che è figlia tua. Lo so pure io che è figlia mia. Di chi dovrebbe essere figlia? Mia. Sei stato sempre a casa. Appunto. Sei mancato solo quei 3 giorni 9 mesi fa. Ma il portiere sarebbe dovuto salire proprio in quei 3 giorni, non penso. Anche se c'è un film che si intitola Il portiere sale giusto in quei 3 giorni, non so se l'hai visto mai. Cala, vuoi smettere? Fammi stare. Comunque, per sicurezza, quando mio figlio Vincenzo viene a prendere a tua figlia, gli dirò di parlare pure col portiere, intanto se lo tiene buono. Mettila, Salvo, semmai io ti ho fatto chiamare perché sono ansioso. Io non so come comportarmi, io devo elaborare questa nuova situazione, questa, perché non ci riesco. Ma vivi con serenità. No, Salvo, non ci riesco. Per esempio, sto leggendo tutte le riviste che riguardano e i bambini. Tutte le riviste. Ho letto Bambino Oggi. Bambino Domani? Bambino Domani. E te lo sa letto oggi? No. Devi leggere domani, no? Bambino domani, bimbi belli, bimbi belli, bimbi buoni, bimbi buoni, tutti, bimbi così così, bimbi così così, tutto quanto. Ho letto. E quindi ho letto, per esempio, in una rivista che praticamente se una bambina non fa 100 grammi di cacca al giorno, c'è qualche problema. E io sarei l'uomo più felice del mondo con 100 grammi di cacca. E ne faccio 2,40 kg e tappeto della conserva, guarda. No, perché deve essere sua, sai. E vabbè, mi attacco al seno di tua moglie e mi allatto, no, pure io la faccio uguale. No, vabbè. E poi io ho pensato, se la bambina piange la notte, io non la sento. Ah, ma ancora la bambina è piccola, si corica accanto a voi, ma certo che la sento. No, sai, io ho paura. Tu, per esempio, quando piange Vincenzino, tu cosa ma fai? Ma come capita? Certe volte mi alzo io, certe volte si alza mia moglie, certe volte si alza lui e dice, ma non si alza nessuno, compa, come capita? Io invece no, io ho comprato dei meccanismi infernali. Ma che sì, praticamente uno si mette nella stanzetta della bambina e uno dove dormo io, così se lei piange... Di citofono, hai visto che figlia del portiere allora, compa? Ce l'ha nel sangue, ce l'ha! Basta, compa, basta. Cambiamo argomento che è meglio, perché ho capito che è meglio. Ma che divertimento che sei. Vincenzo, ma tutto a posto? Una bellezza, ma cresce. 6 anni. 6 anni? Caro mio, il tempo vola. 6 anni. Sei anni sono passati. Ma pure a me mi sembravano 5 e mezzo, invece sono 6. Sei anni? Sei anni così. Già 6 anni lì è arrivato. 6 anni così è altissimo. Ma che dici? 6 anni così è un gigante. Sarà un incrocio con un alano. Non lo so. 6 anni? Vi dico enorme. Considera poi, 6. Certo. 12. 12 anni. 18. A 18 anni. Si può coricare nel corridoio, perché io non è che... Poi una panza così. Bello. Lo dico eccezionale, eccezionale. E l'hai iscritta a scuola? Io lo volevano già come bedello, lo volevo. Dice, è arrivato il bedello nuovo. Ci sono mio figlio, ancora deve iniziare la scuola. Dice, ha le misure proprio da bedello. È così, con la pancia. Lui. E dove l'hai iscritta? A scuola dove l'hai iscritto? La migliore scuola del mondo. E come si chiama? La migliore scuola del mondo. E come ti trovi? Io dirò, vabbè, nome è di fantasia, ma non è che tu se la iscrivi alla scuola Pertini, poi ci puoi trovare a Pertini dentro, giusto?
No, ma dico, come ti trovi? Cioè, i professori sono bravi, i maestri, tutto a posto, le professoresse pure. Sì, 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 I riscaldamenti funzionano? Sì, no, sì. Il tetto è fatto bene? Sì, di sopra. Dalle finestre... Le finestre funzionano, si aprono e si chiudono, sì, ti dico eccezionale. Quindi riscaldano sia estate che inverno. Ma perché mi stai facendo queste domande? Perché io sono ansioso, Salvo. Io già la bambina l'ho scritta alle medie e alle superiori. Se tu mi dici sì, io la scrivo... La bambina c'ha 3 giorni e l'hai scritta alle superiori? Sì, e Salvo, dove? In via Asciuti. Ho calcolato che lei scende dal mio palazzo, percorre 3 chilometri che io controllo col binocolo. Quando gira l'angolo... 3 chilometri? Che binocolo hai? Uno di 3 chilometri. Appena lei gira l'angolo, c'è mia cognata col Walkman. È Bruce Willis col fucile che la segue quella da 3 chilometri. Salvo, ma smettila, Salvo. Ma lo vuoi capire che io sono ansioso? Ma veramente? Te la mando a prendere da mio figlio con la macchinina a pedali. Ma smettila, Salvo. Ma lo vuoi capire che sono ansioso, che non sono come tutti, non sono sicuro se saprò fare il papà, Salvo? Ma certo che ci riuscirai, un bativerrà naturale, inutile che ci pensi troppo, il papà è il secondo mestiere più antico del mondo. Il secondo, perché il primo qual è? Il portiere! Ti sei cascato di nuovo. Ora basta. Michi. Ora basta. Tutto qua. Ora basta? Ora basta. Che vuoi dire? Voglio dire quello che non c'è scritto nelle parole che sto dicendo. Ora basta. E allora parla manovale, spiegami quello che vuoi dire. Già parlo bene. Ora basta. Come se non l'avessi capito da quando sei arrivato. Per ora basta. Che cosa vuoi dire? Vincenzino di qua. Vincenzino di là. Tieni quel regalo di Vincenzino per la bambina. Vincenzino è alto così. Già potrebbe fare il bidello. Se ci sono interessi nei confronti di mia figlia Rossella, è bene che parli chiaro. Ah, sì. Ma perché se un domani... Eccolo. Mio figlio Vincenzino dovesse avere intenzioni nei confronti di tua figlia Rossella, tu ti opporresti? Certo che mi opporrei. Ah sì? E perché? Perché sei un cretino, tu e tuo figlio Vincenzino, non c'è cretino che ti giri. Un cretino mio figlio Vincenzino. Tu e tua moglie dovreste baciare per terra dove cammina mio figlio. Ma chi ve lo doveva dare a voi un genero avvocato? Oh, Vincenzino avvocato! Avvocato, avvocato! Mio figlio l'ho iscritto all'università, lo mando in America mio figlio. No, già. Ti prego, la fuga del cervelletto all'estero, ti prego. Vabbè, sfotti, ma tanto vedi che mio figlio avrà femmine meravigliose, no come a tua figlia. Però. Oh, prima di parlare male della dottoressa, sciacquati la bocca, la hai capito? La dottoressa! La dottoressa non sa neanche come si fa un'iniezione, che l'ho vista a tua figlia di là, mangia e dorme tutto il giorno, non vuole fare niente, non vuole fare. Ma tanto l'abbiamo capito io e mia moglie. Avete fatto la femminuccia perché puntate alle nostre proprietà. No, proprietà, un box c'hai. Ma so palcato però, eh. E comunque ti voglio rassicurare, vedi che al figlio di mio figlio Vincenzino, Salvatore, non mancherà mai nulla. Aspetta, aspetta, com'è che si chiamerebbe il figlio di mia figlia? Salvatore come a suo nonno. Io non permetterò mai che il figlio di mia figlia si chiami Salvatore come te, che sei un cretino. Oh, vedi che quello è sangue del mio sangue, sai, non ti permette, Non sai. Lo so, perché l'hai detto tu, l'hai detto tu. Pater incertum, mater... Soccolam! Tieni qua, mamma. Prenditi questi regali e glieli riporti a casa. Portali a Vincenzino, hai capito? Tieni qua. E gli dici a Vincenzino che questi regali non sono graditi. Dici a Vincenzino pure che non si fa più né vedere né sentire. Perché mia figlia si frequenta con un altro. E dove l'hai incontrato? In un'ecografia. Me l'avevano detto che l'avevano vista lì, ma non ci volevo credere io. E allora ti faccio presente che girano foto di tua figlia nuda con solo il cordone ombelicale attorno. Va bene. Questa è quindi la tua decisione? Sì, signore. Mi stai ridando i regali? Certo. Ci vuoi ripensare? No.
mi vuoi ridare i biberon e ti tieni il ciuccetto? O mi ridai il ciuccetto e ti tieni i biberon? Posso chiedere l'aiuto da casa? Basta che non è la casa del portiere che già l'aiuto te l'ha dato. Va bene, se questa è la tua ultima decisione, sì, signora, io l'accetto. Accettala. Ricordati però quello che stai facendo. Ricordati che mi hai ridato il ciuccetto. Ma non te ne pentire un giorno, perché ricordati che è un ciuccetto. E per sempre! Entra. Avanti, entra. Entra. Lo so che se la entra. Come fai a sapere? L'uscita è di qua, là c'è il gabinetto. Gli architetti sbagliano. I gabinetti si mettono accanto all'uscita. Meno lo spiritoso. Quante volte uno dice vado in bagno e esco. Devo attraversare tutta la casa. Avanti, compa, che dobbiamo fare? Sono ragazzi, se si amano, che ci possiamo fare noi? Che dobbiamo fare all'antica, la fuitina dobbiamo fare? Ancora ma... dobbiamo essere quelle di 50 anni fa, è giusto, le nostre famiglie si conoscono. Un accordo lo dobbiamo trovare. Bravo, compa, d'altronde è così, compa, loro crescono e noi invecchiamo, questo... Chiedete un attimo, allora, ci dobbiamo mettere d'accordo per il matrimonio. Chi è che paga il matrimonio? Chi ha la figlia più brutta, cioè tu. Allora, innanzitutto... No, è tua figlia, compa, è tua figlia.